Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata del format di Sportup 24. Questa sera parleremo di uno sport di squadra, lo approfondiremo insieme ad una società che ha una storia decennale. Avete capito di quale sport si tratta? Parleremo di calcio a 5 e lo faremo con il Real Marsala. Siamo con Piero Isaie, il presidente del Real Marsala, il presidente di una società che va avanti con risultati ottimi, direi, da 10 anni a questa parte. Diciamo buoni. Buoni, siamo soddisfatti dei risultati e siamo 11 anni che siamo nella provincia di Trapani a Marsala. Siamo nati nel 2002, abbiamo ottenuto ottimi risultati, l'ultimo nel 2008-2009 che abbiamo vinto il campionato di C2 e abbiamo partecipato al massimo campionato regionale organizzato dalla federazione. Poi siamo ritornati indietro con grandissime difficoltà economici, che in cui soltanto l'azienda Liuzza da 11 anni, e in questo merito faccio i complimenti all'azienda e un grazie dovuto al titolare pugliese per il contributo per 11 anni di seguito che ci fa portare avanti questo magnifico sport come calcio a 5. E quest'anno stiamo veramente facendo tanto bene, abbiamo un buon progetto, un progetto lunga durata di portare avanti qui a Mazara del Vallo. Mi auguro che l'azienda ci dia sempre il suo contributo negli anni futuri per portare a Mazara un ottimo risultato. Possiamo dire che in questi 10 anni non sono mancate le soddisfazioni. Nel 2003-2004 avete vinto la Coppa Trinacria, nell'anno successivo la promozione in C2, poi la promozione in C1 di cui parlava lei poc'anzi, Presidente. Sì, io sono entrato a far parte di questa società, l'ho fondata io questa società, però come carica di presidente nel 2003-2004. Il mio primo anno di presidente abbiamo vinto la Coppa Trinacria provinciale, poi abbiamo rivinto il campionato di C2 2005-2006, poi abbiamo fatto dei anni in cui ci siamo salvati magnificamente nel campionato di C2, poi 2008-2009 abbiamo fatto un ottimo campionato in cui è stata la prima guida di Enzo Bruno come allenatore e ha vinto subito il campionato di C2. E quest'anno, come ripeto, stiamo facendo bene, mi auguro che a fine anno possiamo parlare magari di qualche cosa più importante, non vincere il campionato, ma diciamo di qualcosa, di playoff, di qualcosa interessante. Siamo con il segretario del Real Marsala, Filippo Maggio. Filippo, una società in crescita, sintomo di ambizione. Sì, appunto come hai detto già tu, siamo al secondo anno di questa avventura.
posso dire che trovarsi in una società così collaudata è anche semplice lavorare e diventa anche semplice essere in alcuni casi anche propositivi. Qualche giorno fa con il presidente Isaia ci siamo guardati negli occhi, abbiamo avuto uno sguardo d'intesa e abbiamo capito che fosse giunto il momento di dare una società più solida a questa squadra, un progetto che così nel tempo possa essere anche più duraturo. Le due persone identificate sono state appunto il dottore Antonino Mistretta e l'architetto Cammarata, che sicuramente saranno di supporto sia a noi come società, ma soprattutto a questi ragazzi che meritano di essere seguiti, essere supportati non solo nel corso di questo campionato, ma soprattutto anche nel corso degli anni successivi per un progetto, diciamo, molto più serio. Enzo Bruno, l'allenatore, il trascinatore di questo Real Marsala. C'è stato un ampliamento in società, sintomo di ambizione da parte della società, mister. Sì, diciamo che il rafforzamento societario fa parte di un percorso che ci eravamo prefissati già in tempi passati, quando abbiamo deciso di ritornare a fare di nuovo calcio a 5 dopo un anno di pausa, quindi con la vittoria nei playoff dello scorso campionato. E fortunatamente, diciamo, quest'anno abbiamo fatto finora bene per poter mettere ulteriori basi per un futuro più roseo. Quindi io penso che la base sia la società di ogni squadra. E al di là dei valori tecnici dei ragazzi, ai valori del mister, ai risultati, se una società è forte, una squadra diventa forte. Enzo Bruno però è arrivato sulla panchina al suo esordio come allenatore, ha vinto un campionato di Serie C2 e questo bisogna ricordarlo. Il campionato di C2 che avevamo vinto, diciamo che è stata una bellissima sorpresa perché era la mia prima esperienza con ragazzi che ancora, diciamo, non erano ben preparati a questo sport. Siamo riusciti a vincerlo, quella è una, me la tengo bella stretta. Comunque io sono per. Non guardo mai al passato, diciamo, cerco di guardare sempre al futuro e vedo un futuro molto buono. Siamo con i vertici dell'azienda Liuzza, in particolare siamo con Enzo Pugliese. Signor Pugliese, un'azienda Liuzza che sta sponsorizzando da tantissimi anni, da ben 11 anni, una bella realtà qual è il Real Marsala. Come è cominciata questa idea di sponsorizzare? Ma l'idea è iniziata casualmente tramite il nostro commercialista, il presidente Isaia, si sono conosciuti e ci hanno proposto di fare parte di questo progetto. Abbiamo sposato la causa, diciamo, di collaborare, e sono passati 11 anni e siamo qui a portare avanti ancora questa situazione. Un progetto abbastanza ambizioso che comincia dalla Serie D, poi è stato un crescendo fino ad arrivare addirittura alla La Serie C1. C1 e adesso si sta disputando un buon campionato anche in questa stagione in C2. Esatto. Le prospettive sono buone pure per quest'anno. Comunque, la cosa più importante è comunque che i ragazzi si divertano e andiamo avanti così. Di cosa vi occupate voi con l'azienda Liuzza? Noi commercializziamo tutti i semilavorati e materie prime per pasticceria, gelateria, ristorazione, panificazione, un po' tutto questo settore. L'azienda nasce nel 1979, l'ha iniziata mio padre, ripeto, nel 1979, e poi l'abbiamo proseguita assieme a lui, anche io e mia sorella.
Siamo con Antonello Mistretta, da tempo all'interno della dirigenza del Real Marsala, prima come tesoriere, da qualche giorno come presidente onorario. Sì, io intanto devo ringraziare il presidente che mi ha gratificato di questo incarico, che poi chiaramente, essendo un incarico di presidente onorario, si dà alle persone più anziane. È anziano anche dal punto di vista della datazione della stessa associazione, perché nasce proprio circa 12 anni fa, quando cinque ragazzi per l'esattezza sono venuti a trovarmi nel mio studio e mi hanno detto: dottore, che facciamo? Vogliamo fare un'associazione sportiva dilettantistica, lei cosa ne pensa? Può aiutarci nel condurre questa cosa? Ho detto: beh, perché no? E così è nato l'associazione sportiva dilettantistica Real Marsala. Quella stagione è stata una stagione un po' così, voglio dire, una stagione iniziale, quindi non c'era niente di particolare, però piano piano siamo cresciuti. Abbiamo tenuto in considerazione che era necessario che ci fosse qualcuno al nostro fianco, e io come commercialista dell'azienda Liuzzo ho pensato che questa azienda, prima come ditta individuale, oggi come società a responsabilità limitata, fosse la società giusta per sponsorizzare e diciamo aiutare anche finanziariamente questa associazione. È nato questo connubio, un connubio che dura da 11 anni, abbiamo raggiunto obiettivi significativi. Tengo a precisare che questo sport era poco conosciuto, se non per delle diciamo eccellenze a Mazara. A Marsala era poco conosciuto, e noi piano piano, con la voglia di fare, con la voglia di divertirsi anche, siamo riusciti a creare un gruppo non indifferente. Tant'è che si è riusciti in tutto questo raggiungendo un obiettivo importante, cioè la serie C1. È stata naturalmente la massima serie a cui Real Marsala è potuto arrivare, anche per problemi diciamo legati agli aspetti finanziari. È normale che sia così, però quello che tengo a dire è che questo sport deve crescere nella nostra provincia, e Marsala, con Real Marsala, il connubio con Mazara del Vallo, di cui tanti ragazzi hanno la provenienza, oggi è una realtà significativa. Stiamo facendo un campionato decente, dico decente perché pretendiamo sempre di più, ma chiaramente è a livello dilettantistico, e quindi dobbiamo accontentarci di quello che si fa, che si riesce a fare. Devo ringraziare in particolare uno dei componenti della squadra, e cioè Enzo Bruno, che ci è stato molto vicino in questi anni e che oggi, a parte essere tecnico della squadra e grande conoscitore del calcio a 5, è una presenza significativa per l'esperienza che ha, per la serietà che ha e perché conduce la squadra a questi livelli. Noi ci auguriamo semplicemente di fare un campionato di buona qualità. Se poi dovessimo vincere, ancora meglio, perché diceva De Coubertin che è importante partecipare. Per me vado oltre e dico: è importante vincere. Però naturalmente è una mia sola illazione, ma rimane tale. Un grazie come presidente onorario, devo dirlo e darlo, all'azienda Liuzza SRL oggi, che continua, nonostante la crisi, nonostante tutto quello che vogliamo, quello che vediamo ogni giorno, continua a sponsorizzare questa squadra e quindi a dare sostentamento finanziario fino a dove si può. Quindi ringrazio tutti, ringrazio il presidente Isaia che mi ha dato questo incarico, e cito anche che nel nuovo consiglio direttivo della nostra associazione è entrata una figura importante. Non vorrei anticipare niente, però dico solo il nome e cognome, basta, l'architetto Cammarata, Giovanni Cammarata, che fa parte già, perché in federazione già è stato comunicato, e fa parte del consiglio direttivo di questa associazione. Quindi ringrazio anche Giovanni per aver avuto questa compiacenza nell'accettare questo incarico e quindi condividere con tutti noi gioie e dolori di questa associazione sportiva delle famiglie. Siamo con Antonio Pugliese, il titolare della Liuzza SRL, un sponsor del Real Marsala ormai storico, possiamo dire. Esattamente, già da 11 anni circa che sponsorizziamo e siamo abbastanza contenti.
Ringraziamo soprattutto al presidente Piero Isaia, che è stato una persona abbastanza in gamba. Soddisfatti sicuramente di questo crescendo? Soddisfattissimo, soddisfatto. Architetto, sicuramente una bella soddisfazione essere qui con questa società che si allarga, che cresce proprio come gli obiettivi. Sì, sì, ho accolto con piacere con Liuzza, che è la società SRL, rappresentata da signor Pugliese, e ho accolto con entusiasmo diciamo questa di essere insieme a loro e di portare avanti questa squadra con piacimento e soddisfazione, perché sono un gruppo abbastanza valido e preso di entusiasmo, e noi siamo qui per coinvolgere ancora di più e portare avanti con una grande gratificazione questa società.